Ciao a tutti ragazzi e bentornati a The Dark Side Detective. Allora, dobbiamo fare il secondo caso, quindi abbiamo accompagnato l'ufficiale Dooley in biblioteca perché doveva riconsegnare dei libri. Quindi dice, insomma, tutto a posto, anche se sono stato in ritardo. Quanto sono in ritardo i libri? Non c'è bisogno che cerchi di migliorare la situazione, Patrick. Le regole sono regole. Non possiamo arrivare a un tipo di accordo? Vorresti qualche biglietto del parcheggio? Want to see go bye bye. Forse nel senso che ha preso delle multe per il parcheggio? Dooley, non stai per caso cercando di corrompere in qualche modo? No? Allora, praticamente ho un patto per te. Lascio perdere se arresti questo ragazzino problematico. Ragazzino? Quello che è responsabile della tempesta. E tu lo sai. I fantasmi, fantasmi, cosa? Allora, forse veramente l'amico Simone mi ha suggerito che forse era ambientato in libreria e ci sarebbero stati i fantasmi perché era un po' Ghostbusters. E mi sa che ha azzeccato. Allora, vediamo se possiamo riparlare un attimo con lei. Cosa stai dicendo di fantasmi? Questo posto è infestato, le solite cose, le solite. Sì, insomma, le lampadine che si accendono e spengono, libri che volano, strani rumori e tempeste viola. Penso che dia fastidio ai lettori. E quindi lei dà una colpa a un bambino? È l'unico che sta qui abbastanza e quindi è molto sospetto se mi chiede. Dare un'occhiata. Vabbè, se no chiamerai Acchiappafantasmi o qualche prete. Allora, che libri ha portato Dooley? Regole 2, Rave 2. Roswell, New Mexico, dove gli alieni fanno esperimenti su di noi. E la legge. Che cos'è? E ne abbiamo veramente bisogno? Ehi, che fine ha fatto il, penso sia tipo patto tra il lettore e chi ti dà il libro, quindi di riservatezza. Penso che tu abbia lasciato perdere il libro di legge, vero? Non aveva abbastanza immagini. Sempre tutti i piccoli Gaston. Che cosa stai leggendo? Guy Light. La storia di un, insomma, che rompe il cuore di una ragazza che si innamora di un vampiro. No, te prego, Guy Light, no. Twilight. E di cosa ora? Un reverse vampire, quindi un vampiro, boh. Che può uscire soltanto il giorno. Un saluto a quello schifo di Twilight. Sono nella parte dove di notte ha promesso di prenderla, ma l'orologio è andato avanti. E adesso è quella notte. Boh. Che succede se lui va fuori di notte? Diventa molto addormentato. Sembra interessante, no? Sembra brutto, detective. Bravo, Dooley. Ok, quindi abbiamo parlato. Se hai bisogno di altro, sono qui. Vediamo Dooley. Pensavo che tu avessi trovato mantenere questi libri sospetto.
Sì, lo è. Qual è, sarebbe il segreto se stai leggendo? Penso sempre che abbia a che fare col fatto che lui voleva che rimanesse segreto quello che stava leggendo. Magari alla gente piace avere i loro libri? Perché magari ci sono i germi. Tu credi tutto quello che ti dice Hollywood? Vabbè. Libri. Questi sono la tua fila di libri da leggere? No, li ho già letti tutti. Alla scrivania manca una gamba e lo uso per bilanciarlo col computer. Ok, quindi abbiamo la pianta. Da una certa angolazione sembra che Dooley abbia dei strani capelli. No, vabbè, più basso, dai. Silence. Shh. Va bene, ecco le luccichine. Eh sì, insomma, è difficile leggere in queste condizioni. Abbiamo un ascensore e l'ufficio. Allora, fotocopiatrice. Una vecchia fotocopiatrice. Non faccio fatica a immaginare quanto sia ancora utile. Sì, lo è. Quando non fai di nuovo la carta dell'anno, Doris fa una fotocopia del tuo culo. Per tenerla, insomma. Il culo di tutti? No, solo il mio. Ora che ci penso. Questo è il lavoro è il prezzo per chi lavora, penso. Calendario. L'ho preso da Doris l'ultima volta. Ma che è sta cosa? Inquietante. Allora, computer. Sembra rotto, non è rotto. It's hollow. Loro possono mettere altri libri lì. Non pensavo che avrei avuto bisogno di qualcosa per tagliare. E abbiamo le forbici. Lampada. Anche la lampada ha la luce che non funziona bene. Cestino. Le rose sono rosse, le viole sono blu. È stato revocato qualcosa, i tuoi diritti, dal fatto che... Boh, forse hai preso troppi libri? Vediamo qua. Sembra che stiano qui da anni. Vediamo nelle tasche. Sì, magari per qualche evidenza. Bottone? Un bottone. Ma manca il filo, che ne so. E non c'è altro? Mi sa di no. Ok, proviamo a fare l'ascensore. Dove sono le scale? Non le abbiamo. E abbiamo avuto un incendio. Ironicamente, le scale antincendio sono state le uniche cose che sono andate distrutte. Vabbè. Horror. Mettiamo questo. Questo qua. Non ha la capacità di mettere un normale bottone. Quindi pensa a metterlo qua. Allora, siamo alla reception. Andiamo sci-fi e fantasy children. Pianta è molto strana. E la statua. Qui c'è la sezione dei bambini e qui la sci-fi fantasy. Ah, una scacchiera? Sì. Un grande gioco, eh? Sì. Si muovono i pezzi? Oddio. Ah, ci sono veramente i fantasmi. Ah, e questa è una tessera della biblioteca. Molto conveniente, mi aspettavo di fare un puzzle di logica per aprenderla.
Ok, ci abbiamo. Rocket. Volevo diventare un astronauta quando ero giovane. Poi mi sono accorto che vanno nello spazio. Sta prendendo un pezzo di alluminio. Ok. Questa di chi è? Possiamo leggerla? Di Paul Conway. Sci-fi books. Strangolata dal suo braccio, Fantastic Hobbit e Fantasy Books, l'avventura dell'avventuriero triste, le storie dell'avventuriero triste. Se avessi vissuto nei tempi medievali, avrei visto le avventure di Darkseid Bailiff e il suo Squire Dooley. E qui non c'è altro. Ok. Andiamo alla sezione per bambini. Che ne pensi di questo? Le parole sono brevi e penso di poter leggere l'intero libro dalla copertina all'altra copertina. È strano per la mia età? Ho letto un libro sui libri per la mia età e sono tutti libri che hanno a che fare con bambini e maghi e cani parlanti. Ok, ci proverò. Spero che mi piacerà perché ho già letto tutti i libri che riguardano bambini, maghi e cani parlanti. Allora, robot. Vorrei avere un piccolo di robot un giorno. Troppe responsabilità, dargli da mangiare, insegnargli le cose, da essere umano. Perché vorresti insegnargli queste cose? Vorrei stare dal loro lato giusto quando l'inevitabile accadrà. Allora, le lettere. A, B, C, as easy as 4, 5, 6. Veramente era 1, 2, 3. Qui invece manda l'aria fredda. Non può essere buono per la salute dei ragazzini. Un libro volante. Beh, quello non va bene. Ci dice che c'è praticamente un trucco. Che tipo di libri magici hai guardato, insomma, imparato quando eri bambino? Non è magia, è niente. Teddy? Mi sembri familiare, ti ho già arrestato prima. Viewmaster. Li amavo quando ero ragazzino. Ma mi sa che sono quelli che ti metti in faccia e cambiano le immagini. Lo prenderò e vedrò se potrò utilizzarlo. Quindi abbiamo il Viewmaster. Ah sì, è quello lì. Ci vedevi le cose. Dinosauro. C'è polvere. Mi sembrava che si fosse mosso. I libri. Bad Baby Incites a Riot. Perché i tuoi parenti non ti amano? Bel libro. Allora, con chi stai parlando, bambino? Non ti dirò niente. So cosa succede a chi do a snitch. Forse fa la spia. I media moderni stanno facendo diventare il nostro lavoro molto difficile. Quindi non mi parli. E se io ti do buona tessera da biblioteca. Tieni, guarda questo quanto è bello. No. Non c'è altro qui, vabbè, ciao. Poi al massimo ci torniamo. Quindi andiamo alla Reading Room Hobby. Painting. Professore Theodore. Ah, si chiama proprio Theodore Library. L'inventore. Ah, sì? Della biblioteca? No. Nessuna di queste parole che hai detto è vera. Infatti. Allora, hobby. E reading room.
Salve Miss, non pensavo ci fosse qualcuno qui. Salve, mio nome è Raxa. Sono qui per studiare queste strane situazioni. Anche voi siete qui, vero, detective? Sì, sempre investigando queste cose. Vuole dividere con noi quello che ha trovato? Non è molto. Ma sembra esserci una strana concentrazione di energia nella sala a fianco. Sto cercando su internet. Fammi sapere se trovi qualcosa. I libri di Raxa. Spero non ci sia niente di contrabbando in questa villa, ma. Lo vorrei. No, no, quello che volevo dire era. Senti, Raxa? Quindi come va la caccia al fantasma? Perché stanno succedendo tante cose mambo jambo qui. Quindi le hai notate, eh? Ah, lei è esperta di occulto. Ma io pensavo che tutte quelle cose fossero bannate. Qualcuno le deve catalogare e bannarle tutte, detective. Giusto? Ah, quindi lei praticamente le cataloga, però così ne è consapevole. Quindi ha studiato occultismo. Cosa ha studiato occultismo? Tutto quello che vuoi. Bene, Raxa, dalla mia esperienza, posso dirti che l'occulto non paga molto. Quindi lei è esperta, però mi sa che non ci fa più di tanto. Microfilm room. Perché la gente ha bisogno di questi scaffali per metterci le cose dentro? Questi armadietti, come voglio chiamarli. Microfilm reader, è rotto. Se dovessi voler vedere qualche microfilm, devo trovarne un altro. Qui i microfilm. Stanno radiando energia, come ha detto Raxa. Potrebbe essere un indizio, possibilmente. C'è troppa roba da prendere, anche le mie tasche hanno dei limiti. Ok, computer, vediamo cosa possiamo trovare online. Ah ah ah, tu non sai la parola magica. Quindi ci vuole la password. Ok, quindi in automatico ci andrà quando troveremo la password, va bene. Tu la sai la password? No, non me lo vuole. Ridice le stesse cose di prima. Ok. Quindi vediamo di qua la hobby. Manichino. Sembra che stia saltando. Salteresti anche te se qualcuno ti mettesse un'asta dietro. I libri di hobby. Vabbè. Disegni. Aspetta un attimo. Ci sono impronte di bambini. Printouts of Children's Art. Printouts. Guardiamo. Mr. Moneybags. E le sue tasche. Abbastanza ricco da poter pagare i bambini artisti per i loro lavori originali, quel ragazzo. Mr. Moneybags. E le sue tasche profonde. Quindi è uno che c'ha i soldi questo, però non so chi. Colla. Qualcuno l'ha lasciata lì. Ma può essere utile. Ok, abbiamo preso pure la colla. Questi sono finti? Non mi prendi niente di tutto ciò. Ok, quindi qua non vai però. Basta. Quindi adesso abbiamo anche la colla. Se io adesso volessi incollare questo sul bottone. Forza, Frankie, puoi fare meglio di così. E se lo faccio qui. Ok, prima ci metto questo. Chiamiamolo piano B. Ma no, secondo me questo è così. No,
che metto questo qua. Ok, adesso sì. Quindi se io lo incollo, no, se io lo metto qui, potrebbe funzionare. Qualcuno deve cucire, lo deve mettere qua. E se tagli questi fili, no. Tetrafobia, la paura del numero 4. Ah, dice per quello l'hanno tolto. È molto comune nelle costruzioni cinesi che manca il quarto piano. Ma il quarto piano è lì, manca solo il bottone. Oh sì, e noi non siamo in Cina. Ah, lei ha tutte le risposte, vero? Senti, se mettiamo invece tipo questo qua davanti, no, la colla su sto coso. Oh, ok, e se ce lo metto adesso qui, chiamiamolo piano B, metti questo qua sopra. E che pizza. Andiamo un attimo alla reception, vediamo se questa. Allora, l'ascensore è rotto, non c'è il bottone per il numero 4. Beh, spero che tu non voglia leggere nessun libro horror. Perché no? Beh, vorrei poter andare lì. Allora mi dispiace. Ho capito, ripara. Posso avere la password di internet? E darti l'accesso a tutti i miei manoscritti? Niente da fare. Doris, mi serve la password per investigare. E io ho bisogno che quei libri siano al sicuro. Fino a che il mio genio sarà riconosciuto, quindi no. Maledetta, sei proprio inutile. Tiè, guardate sto coso. Allora, se proviamo a usare questo qua. Il film è troppo grosso. Buco tondo. E se lo tagliamo? Ah, ok. Allora, praticamente ha distrutto del materiale storico. Ma speriamo che, insomma, sia stato utile. Allora, guardiamo. Ok, c'entra. Vediamo se non ha tagliato qualcosa di della recente storia di Twin Lakes. Spider Moths Do It Again. Quindi questo ce l'ha fatta di nuovo. È un qualcosa che ha a che fare con una vittoria. Ok. Major staff cuts at City Library. Quindi hanno tagliato la roba più importante. Budgetary cutbacks. Sì, praticamente per il budget hanno dovuto tagliare. E lo staff è diventato scheletrico, quindi c'è poca gente che ci lavora, penso ci sia soltanto la diva. Lo so, Doris è vecchia, ma non mi sembra affatto carino. Infatti lui dice no, vabbè, nel senso che ci lavora poca gente qui. Eh sì, soltanto Doris. E pare che sia una volontaria che sta in pensione. Tempi pesanti. Computer stock goes up, up, down, down, left, right, BA. Quindi forse per sbloccare il computer. Vorrei non averlo letto ad alta voce, forse ho invocato qualcosa. Crackpot, detective claims teenagers' tags were ritual meant to show the dead that walk among us. Praticamente. Trovato con teenagers, stava facendo un rituale che dimostra che i morti camminano tra di noi. Mi ricordo questo caso. Cosa? Salve. chi sei tu? Come hai fatto ad entrare qui? Sono quello che non può essere non visto. Non può essere mai non visto. Quello che viene fuori dai tuoi incubi. Il conoscitore dello sconosciuto. Bene, non è molto di aiuto, onestamente. E
L'aiuto è per coloro che sanno come prenderlo. Ok, dimmi, conoscitore di ciò che non si conosce, che diavolo sta succedendo? Ma non lo so, bene. Ma so che Yitz, il codardo, sta proteggendo una stanza nascosta. Quella che sta dando molto potenza, che ha molta potenza, nasconde molta potenza e tesori. Sicuramente è responsabile di questi eventi spettrali e di se stesso, di aver richiamato questi eventi spettrali e se stesso. E gli altri? Gli altri? Detective, con chi sta parlando? Sto parlando con... Beh, tu sai. Non saprei neanche come spiegartelo. Ok, quindi ci sta chiamando anche altri esseri. Eh sì, c'è una stanza segreta con un potere dentro. Ok, ma posso vedere altro? No. Però la password non ce l'ho, come faccio? Tieni, vuoi questo? Dooley? Perché stai tenendo quel viewmaster e con chi stai parlando? Anche se entrambi sappiamo che è meglio che non lo spieghi. Allora, ma posso andare via? Oddio. Ah, quindi mo ovunque vado ci stanno spiriti? Posso avere un attimo del suo tempo, signora? Un altro? Un altro? Ah, un altro spirito, sì. Quindi per la sua domanda, lei ha risposto a quella che volevo fare. Mi scusi, ma volevo sapere se avesse già visto nei suoi viaggi quello scoundrel, non lo so, di Crowley. Quello con il cappello? Sì. Sapevo che stesse qui da qualche parte. Ha parlato di una stanza nascosta. Sì, ma non posso dire altro fino a che la bestia non è sparita. Ma io volevo solo sapere. Non ho una parola in più, signore, non una parola. Quindi c'è tipo una bestia da far sparire? Perché stai guardando nel Viewmaster? Fa parte del gioco che sto giocando. questo gioco mi fa parlare a persone invisibili. Insomma, non ho bisogno di altre domande perché tutto può essere risposto in maniera soddisfacente. Ciao. Va bene. Quindi vediamo se ci sono altri spiriti. Ok. Sei anche tu un autore? Non ti riconosco. Ma non delle tue finzioni letterarie. Ah, quindi questi sono tutti i fantasmi usciti dalla letteratura? Io scrivo cose utili. Come? Ah, ok, questi praticamente sono i libri, quelli lì, plumbing, quindi ha a che fare con le tubature, quindi come si aggiustano le cose di casa. Puoi aggiustare l'ascensore? Sì, con i giusti attrezzi, sì. Ho bisogno di un bottone. Eccolo, eccolo, tieni. Può funzionare? Vediamo. Penso che potrò fare il lavoro. Dammi qualche minuto. Oh, grazie, mitico. Ok, quindi grazie per aver aggiustato l'ascensore. Felice di aver aiutato. È stato bello fare qualcosa di utile, di nuovo. A Matteo, non se lo toglie più. Vabbè, horror. Ah, Doris ha aggiustato l'ascensore. Sì, proprio così. Sì, invece no, ero... Vabbè, lascia aperto. Vabbè, lui continua ad agire così ormai.
sembra che puoi andare nella parte bassa da qui. Fortunatamente è chiuso. Non ci voglio tornare nella tormenta. Carrello con i libri, una collezione di libri che sembra non abbiano posto in altre parti della biblioteca, come cucinare un dinosauro, se ne catturi uno. Internet e altri, Fez, non lo so. Architettura della mente di Sara Bellum. E il banchiere che tu hai sempre saputo di essere. Horror di qua non mi fa andare. Ok, andiamo a horror, va. Edgar Allan Poe. You barely make teenage girls whimper, Howie. Allora, tu a malapena fai piagnucolare delle ragazzine adolescenti, Howie. Lovecraft, no, che fighi tutte e due. Allora, solo perché loro non possono comprendere la paura, più o meno. Eddie, tu giochi su cliché comuni. Allora, Penny Dreadfuls forse neanche si può tradurre, insomma. Dice, praticamente non sono un vero horror, al massimo possono spaventare un pochettino, insomma, sono comunque scadenti come horror. I tuoi lavori migliori non sono neanche scritti da te, ciarlatano. No, vabbè. Se ti senti in quel modo, perché allora non hai nascosto il mio lavoro, Eddie? Te l'ho già detto, non ho il tuo libro. Non ce l'hai perché forse sono troppo spaventoso per te. Tu sei un uomo che fa infuriare. No, vabbè, bellissimi. Parliamo con Po, che sta succedendo? Non prendo il suo libro. È stata quella donna Blyton. Blyton però penso sia il nome perché è con la B maiuscola. Perché non gliel'hai detto? Non mi ascolta. Ah, praticamente è convinto che in questo modo nascondo i libri suoi in modo che la gente prenda di più i miei. Non ha senso? Non mi importa. Del suo Zeitgeist, i miei lavori sono superiori. E vediamo con Lovecraft. È proprio un ragazzino. Io sono il miglior scrittore horror. Insomma, ho dato fastidio alle menti di generazioni con i miei orrori ateistici, con la tua spazzatura ateistica. Vabbè, questi continuano a insultarsi. Smettetela. Se no vi metto nella roba soprannaturale, che però, insomma, penso, nel senso che faccia pena. Ha iniziato lui? Io non ho mai. E sei stato tu, è la tua? Non mi interessa che hai iniziato, ma, insomma, vi farò smettere. Aspettate lì e non rompete le palle, praticamente. Creepy bookshelf. Quindi fa paura. E KL, Lemons for every meal. Murder. E quindi che devo fare qua? Che devo cercare? Non so perché ho comunque fatto sta cosa. Ti è proprio piaciuto? No. A Murderer's Prime. The Dead Person Murders. Non sono mai salito qui per l'ascensore rotto? Perché fa paura qui. Tutti sono colpevoli. Calvin è alla polizia, li ho uccisi te. Ti vengo a prendere.
è dietro di te, posto haunted, pieno di spiriti, infestato. Stanno andando a comprare veleni, posti dove morire, ma non capisco però cosa devo fare. Candela. No. Boh, proviamo, poi massimo torniamo. Perché lui comunque continua a avere questa cosa in faccia, forse devo parlare con qualche altro spirito. Pratchett e Adams. Sono molto, sono un grande fan del tuo lavoro. Grazie, non te. Oh. Pratchett non mi caga. E Adams? Ho letto i tuoi libri di detective. Sono il top. Però non mi parlano questi. Quindi sono tutti autori di libri. Penso che dovresti leggere questo. L'ho letto e ho pensato che fosse bello. Enid Blyton. Di cosa parla? È la storia di un bambino che può vedere la gente morta. Ah, non fa per me, io ho paura dei fantasmi. Ma... mi scusi. È lei che ha rubato il libro di Lovecraft? Lui e quel po' non smettevano di combattere. Per chi avesse fatto il libro più spaventoso. Ho preso questo libro sperando che smettessero di argomentare, di arrabbiarsi. Beh, in verità ha solo peggiorato la situazione. Beh, non lo riporterò indietro finché non la smetteranno. Come posso fare a smettere quei due? Non mi interessa, insomma, non mi riguarda. Tu vuoi questo libro, devi farli smettere. Ci deve essere un libro più spaventoso lì intorno. Sicuramente quello farebbe smetterli di battibeccare. Mo qual è il libro più spaventoso però? E, boh. Qui alla reception non c'è nessuno. Vorrei prendere quel libro... ah, oddio, Twilight. Vorrei prendere quel libro che stai leggendo. Hai bisogno di una library card. Ok. Ne posso fare una? No, sono troppo impegnata a leggere. Dove posso usare la tua carta? It still has fines on it. Mi sa che forse sta al limite. Possiamo fare un patto ora? Perché la finestra sopra è chiusa? Per sicurezza. Posso avere la chiave? Penso di no. Perché? Per sicurezza. Allora, io adesso vado qua. E qui mi sa che c'è la foto. Perché infatti l'ha fatto per Doris. E questa è Doris, se non sbaglio. E non posso usare la sua faccia, così? Però da qui non me lo fa prendere. No. Se parlo con Duli. Mi piace molto l'accesso alle aree segrete in questo lavoro. Ad esempio, tipo lo staff only, quindi dove possono entrare solo lo staff. Sì, io prendo il calendario. Non me lo fa. Ho bisogno della foto di me stesso. Ah, le cose che mi tocca fare. Oh, ok, si è fatto la fotocopia della faccia. A posto. Praticamente è il documento falso meno convincente che abbia mai visto nella sua storia da poliziotto. Vediamo se ci casca. Vorrei prendere il libro che stai leggendo. Ce l'ho. Ok, prendi Paul. Paul, ma il suo nome è... il mio nome è Paul. Come dice la carta? La mia carta? Paul. Trashy novel. Ma che è sta banana là? Allora, andiamo a farvi vedere quanto fa schifo sto coso, va? Guylight. Ti è Guylight, spaventate, va? Questo è il mio libro? No, non lo è. Che cos'è? La storia più terrificante mai scritta. E non è stata scritta da nessuno di voi due. Fammi vedere.
ragazzina teenager, bla bla bla, vampiro reverso, quindi non lo so, al contrario, storia d'amore, sembra terrificante. La sua esistenza mi fa venire i brividi. Quindi siete d'accordo che è più terrificante dei vostri lavori? Smetterete di litigare? D'accordo, d'accordo. Puoi credere qualcuno così ideus, ma penso, non so, così orrendo possa esistere? Puoi credere che sia così popolare? Veramente. Stoker si sta rigirando nella sua tomba. Spero che il poraccio non lo sappia. Dategli torto. Ok, ora sono andati via. Ok, quindi adesso in teoria possiamo farci dare. No, ho sbagliato, scusate. Ah no, Children, Children. Qua il libro. Allora, li ho fatti andare d'accordo sul fatto quale fosse il libro più spaventoso. Posso avere quella novella ora. Non so perché vuoi questa roba così vile, ma l'ho promesso, prendi. Hai rovinato la illusione del bambino, detective. Non so perché adesso ha a che fare con Lovecraft. Il bimbo mi parla? Puoi vedere il fantasma, bimbo, fantasmi. Che cosa stai dicendo, detective? Li vedo, sono miei amici. O almeno questo lo è. Alcuni non lo sono, ma mi piacciono perché vengono qui prima al posto era vuoto, solo io e Doris. A lei piace leggere i libri Dreadfulest, non so se sono tipo più brutti, più tristi, mai scritti. Non mi dice niente, te? Basta. Vabbè, ragazzi, direi che per oggi ci fermiamo qua. Il caso lo finiamo la prossima volta, se no il video diventa troppo lungo. Comunque è pieno di citazioni, poi insomma gli scrittori lì bellissimi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Come sempre, mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Vi aspetto al prossimo episodio. Alla prossima!